Fin da piccolo Nicolas aveva sempre creduto che l'amore fosse qualcosa di stupendo, qualcosa che andava sempre per il verso giusto. Probabilmente aveva questa percezione perché era abituato a vedere i suoi genitori che si coccolavano e si parlavano teneramente, ma non poteva immaginare che, qualche anno più tardi, innamorarsi gli sarebbe costato la vita. Dopo la fine delle medie era un po' spaventato. I suoi genitori avevano trovato un lavoro in una città molto lontana dal suo piccolo paese d'origine e a Nicolas dispiaceva moltissimo di non poter più vedere i suoi amici, coi quali aveva condiviso dei bellissimi momenti. Quindi non sapeva cosa aspettarsi da questa nuova scuola. Quando arrivarono nella casa nuova e terminarono il trasloco, mancavano solo 2 settimane all'inizio della scuola, che Nicolas passò principalmente in camera sua a giocare col suo computer. A volte, però, durante il gioco, gli capitava di chiedersi come sarebbe stata la sua nuova vita in questa città, come sarebbero stati i suoi futuri compagni e i suoi futuri professori. Il tempo passò in fretta. E quando arrivò la mattina del primo giorno, Nicolas non poteva immaginare cosa sarebbe successo da lì a poco, mentre in macchina con mamma e papà percorreva la strada che collegava la sua casa alla scuola. Arrivarono con 10 minuti di anticipo e davanti al cancello ancora chiuso, notò che oltre a loro c'erano almeno 200 persone e altre 100 arrivarono alla spicciolata dopo di loro. Non appena il cancello venne aperto, tutti i ragazzini cominciarono a correre all'impazzata verso la rampa di scale che conduceva all'interno dell'edificio. Nicolas, nonostante avesse già 14 anni, non era molto abituato a stare lontano dai suoi genitori. Quindi, al contrario del resto dei suoi coetanei, rimase fermo dov'era, finché suo padre non lo convinse ad entrare. Li salutò e si incamminò lentamente verso la rampa ormai deserta. I genitori si fermarono qualche istante, contemplando il loro metto cominciare un nuovo capitolo della sua vita, capitolo che non avrebbero mai potuto pensare sarebbe stato anche l'ultimo. Nel frattempo, l'ometto era arrivato di fronte alla porta della sua nuova classe. Sporgendo un po' la testa, poteva vedere alcuni dei suoi nuovi compagni che ridevano e chiacchieravano con disinvoltura. Nicolas era sempre stato un ragazzo molto introverso e timido, per questo non era sicuro di piacere a quei ragazzi. Dopo essersi fatto 1000 domande su come sarebbe andata la sua vita da quel momento in poi, fece un respiro profondo ed entrò. Non appena varcata la soglia dell'aula, notò che erano rimasti solo 2 banchi liberi, uno di fianco all'altro, in prima fila. Probabilmente non ci si siede nessuno perché nessuno vuole seguire le lezioni, pensava fra sé. Non si considerava un secchione, studiava né più né meno degli altri, ma si sedette comunque in prima fila, visto che non aveva altra scelta. Nessuno sembrava essersi accorto del suo arrivo. Nessuno lo degnò di uno sguardo. Nessuno provò ad attaccare bottone con lui. Cominciò a chiedersi se sarebbe rimasto da solo o se qualcuno si sarebbe seduto vicino a lui. Considerava molto avere un compagno o una compagna di banco. Gli serviva qualcuno con cui parlare. Gli serviva un amico. Il suo interrogativo ebbe presto una risposta. Poco prima del suono della campanella, infatti, Nicolas si girò verso la porta e vide entrare la ragazza più bella che avesse mai visto. Era alta, con lunghi capelli biondi che le scendevano parallelamente ai 2 lati della testa. Aveva 2 magnifici occhi azzurri che quasi ipnotizzavano, ed infine aveva un corpo mozzafiato, con delle curve molto sinuose e delicate, che Nicolas, con la sua grande sorpresa, si ritrovò ad osservare.
Sembrava una dea, una reincarnazione della bella Afrodite. La ragazza prese posto proprio nel banco vicino a quello di Nicholas, che arrossì vistosamente. Dopo essersi seduta e aver sistemato le sue cose sul banco, sorridendo gli disse: "Ciao!" Nicholas, quasi stordito da un sorriso tanto meraviglioso, rimase incantato per qualche secondo, fissandola negli occhi, al che la ragazza gli chiese: "Ehi, tutto a posto?" con un'aria leggermente preoccupata. "Oh sì, scusa, tutto a posto. Io mi chiamo Nicholas, piacere di conoscerti." "Piacere mio, io sono Samantha." "Samantha, che nome stupendo, cioè è carino," rispose Nicholas, e lei si limitò a ridere. Si erano conosciuti da nemmeno un minuto e già Nicholas l'amava. Il classico colpo di fulmine che i ragazzini della sua età provano spesso. Alle medie non gli era mai capitato di provare attrazione per una ragazza. Lui stesso ne fu sorpreso. Eppure c'era qualcosa dentro di lui che gli diceva di stare lontano da lei. Altrimenti gli avrebbe causato dei seri problemi. Ma cercò di non farci caso. Probabilmente era dovuto al fatto che aveva sempre avuto difficoltà a fidarsi delle persone. I primi giorni di lezione passarono in un lampo. Più o meno al secondo mese di scuola, durante una mattina come le altre, Samantha gli chiese di punto in bianco: "Ti andrebbe di venire a casa mia stasera?" E sorrise maliziosamente. Nicholas accettò, incredulo. Quando tornò a casa, fece subito i compiti e si mise addosso la camicia più elegante che aveva e un paio di pantaloni di velluto. Si pettinò, si spruzzò qualche goccia di profumo e si diede un bel po' di gel. Voleva far colpo su di lei. Poi scese al piano di sotto e gridò: "Mamma, papà, esco con una mia amica stasera. Credo di essermi innamorato." I suoi genitori si guardarono stupiti. Non se lo sarebbero mai aspettato da lui. Suo padre sorrise compiaciuto. Suo figlio stava crescendo. Uscì di casa e venne subito travolto da un'aria fredda. Mentre raggiungeva l'abitazione di Samantha, distante solo una manciata di isolati, cominciò a piovigginare e siccome non aveva un ombrello con sé, si limitò a camminare stando il più possibile al riparo. Una volta arrivato, bussò alla porta, teso come non mai. Fu proprio lei ad aprire, splendida come non mai. E Nicola s'arrossì un'altra volta. "Ciao, sei bellissima." "Grazie, come sono contenta di vederti. Entra pure." Non se lo fece dire due volte. Si fece strada fino alla camera di lei. E si sedettero entrambi sul letto. Un dettaglio che Nicholas notò immediatamente era che sul comodino di lei c'era una foto incorniciata che la ritraeva sorridente, accanto ad un ragazzo coi capelli neri. "Strano, non sembra che abbia un fratello, ma non mi ha mai parlato nemmeno di un fidanzato, altrimenti perché mi avrebbe invitato qui?" pensò. Chiacchierarono per un'ora intera e Nicholas si divertì un mondo, anche se notò che a volte Samantha portava la discussione su argomenti leggermente strani, come quando lui le chiese: "Che fai nel tempo libero?" E lei rispose: "Guardo la vita scorrere lentamente, fino alla fine." La cosa più inquietante era che nel dire questo, il viso di Samantha assumeva un'espressione maniacale. Finita la chiacchierata, lei si alzò e si sedette alla scrivania a fare qualcosa. Allora lui si sedette di fronte a lei. Si limitava a fissarla, osservandone l'espressione concentrata mentre disegnava qualcosa, anche se non riusciva a vedere cosa. Provò a girare di un poco la testa e vide qualcosa che lo fece rabbrividire. Stava disegnando quello che sembrava il cadavere di un ragazzino della sua stessa età, con i capelli neri, con gli occhi che perdevano lacrime di sangue.
Il cadavere era sdraiato a terra, con un taglio netto che gli apriva il petto, e aveva in viso una strana espressione, come se fosse felice di quello che gli era capitato. Nicolas rimase scioccato nel vedere con che precisione erano stati disegnati i dettagli delle viscere che schizzavano da tutte le parti e come era stato colorato il sangue che ricopriva tutta l'area intorno al corpo e andava a finire anche su quello che probabilmente era il muro. Il tutto era completato da una frase scritta nello stesso colore del sangue. Non ti preoccupare, ci sono qui io con te. Con orrore, Nicolas realizzò un'altra cosa. Il ragazzo nel disegno assomigliava molto al ragazzo nella foto che c'era sul comodino di Samantha. Troppo. Di colpo Samantha alzò gli occhi dal disegno e lo guardò interdetta. Nascose il disegno in fretta e fece finta di niente, sorridendo. Nicolas adorava quel sorriso. Così tanto da fargli dimenticare ciò che aveva appena visto per qualche momento. Tornarono a sedersi sul letto e lui desiderava baciarla. Non aveva mai desiderato qualcosa così tanto in tutta la sua vita, ma gli sembrava sbagliato. Provò a resistere all'impulso e ci riuscì a fatica. Dopo qualche minuto di silenzio, lei lo guardò negli occhi e disse: Sai, sei veramente un bravo ragazzo. Non sei come gli ha. Ma Nicolas non resistette più. La strinse forte a sé e la baciò con passione. Era al settimo cielo. Era da tanto tempo che aspettava di assaporare le sue labbra, ma nello stesso momento un dubbio terribile lo assalì. Non sei come gli altri. A cosa si riferiva Samantha con quella frase? Intendeva forse che a differenza degli altri ragazzi, lui non aveva mai provato a baciarla? Il suo dubbio diventò subito certezza. Samantha gli diede uno schiaffo forte sulla guancia e gridò: Che cosa hai fatto? Nicholas non sapeva cosa dire e rimase in silenzio a fissarla, con la guancia che gli faceva ancora male. Si sentì un idiota. Non era riuscito a trattenere i suoi istinti e gli dispiaceva molto, ma lei pensava diversamente. Lo sapevo, sei uguale a tutti gli altri, non vali niente. Come sono stata sciocca a pensare che tu fossi diverso. Voi maschi siete tutti dei maniaci. Nicholas non riusciva a capire come mai tutto questo astio verso il genere maschile. Aveva solo provato a baciarla. Non doveva essere poi così grave, no? Nicolas provò a dirle: Non capisco cosa. Ma lei proseguì il discorso, con le lacrime agli occhi ed in viso un'espressione scioccata. Oh, ma certo che non capisci, povero piccolo, tu non capisci. Però quando mi hai baciata, hai capito cosa volevi fare, eh? La sua voce si incrinò. Ancora più lacrime colarono dai suoi occhi, rovinandole il mascara. L'espressione del suo volto si fece più cupa, quasi sadica, e aggiunse: L'amore è peccato e tu sei un peccatore. Ma io posso aiutarti. So quale punizione meritano quelli come te. Chiudi gli occhi, per favore. Nicola stava tremando. Punizione? Che cosa poteva significare? Si era reso conto che la reazione di Samantha era stata stranissima, ma non pensava che potesse arrivare a tanto. Chiuse gli occhi, con la certezza che gli sarebbe successo qualcosa di grave, ma non gli importava, persino in un momento così pericoloso, l'amore per Samantha prese il sopravvento sulla razionalità. Sentì un colpo forte alla testa, cadde a terra e perse i sensi. Si risvegliò legato ad un tavolo di metallo, confuso e anche drogato. Non aveva la minima idea di quanto tempo fosse passato o di dove si trovasse. Era buio, non riusciva a vedere bene. Ma seppur con vaghezza,
riusciva a percepire il rumore dei strumenti metallici. La luce si accese, benché non fosse molto potente. Illuminò quanto bastava per permettere a Nicholas di vedere meglio la stanza in cui si trovava. Si trattava di uno scantinato e Samantha era seduta di fronte a lui, sorridente. Il povero Nicholas, un po' intontito dalla droga e dall'incessante cotta che aveva per lei, ricambiò il sorriso, anche se c'era poco da sorridere viste le circostanze. Ciao, come stai? Hai dormito bene? Chiese lei, sempre sorridendo. Sammy, dove sono? Perché sono legato? Chiese lui, balbettando. Oh tesoro, non ricordi? Sei qui per essere punito per i tuoi peccati. Sto per purificarti l'anima. Sei pronto? Cosa? No! Mi hai drogato! Non mi sento molto bene. Oh, non ti preoccupare. Ti ho somministrato solo qualcosa che ti aiuti a rilassarti durante il tuo ultimo viaggio. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere. Ho una missione da compiere. Cominciamo. La luce si spense e Nicholas non vide più né Samantha nel resto dello scantinato. In cuor suo sperava che tutto questo fosse solo un brutto sogno e desiderava solo svegliarsi nel suo letto, circondato dai suoi genitori, nel caldo della sua nuova casa, ma sapeva che non era così. Quello che stava vivendo era reale. I suoi pensieri furono interrotti da un sussurro. Stai per andare al cospetto del Signore, per essere perdonato per i tuoi errori, Nicholas. Vuoi dire le tue ultime parole? A quel punto lui capì qual era il suo destino. Sperava solo di non soffrire troppo. Povero sciocco. Il supplizio fu lungo, il sangue fu tanto. E le urla di Nicholas venivano interrotte da: Non ti preoccupare, ci sono io qui con te. Questa frase scandì tutto il rituale del perdono. Solo quando il cuore venne esportato dal corpo, Nicholas esalò l'ultimo respiro. A questo punto il rituale era concluso e l'anima di Nicholas era stata salvata, pronta per essere giudicata da Dio. Samantha accese la luce per osservare la scena. Il sangue era ovunque e l'odore di morte sembrava penetrare nell'anima. Samantha adorava quell'odore, era eccitata da quell'odore, perché era come il segno di una missione compiuta. Si ricordò che anche quando uccise il suo ex ragazzo c'era quell'odore e se ne riempì le narici con un sorriso tanto sadico quanto spensierato. Si commosse un po' nel ricordarsi la sua prima uccisione, ma poi si riebbe e si avvicinò al volto pallido del cadavere di Nicholas. Gli diede un bacio sulla fronte e gli disse: Buon viaggio, Nico, che tu sia benedetto.